Allora, oggi vediamo i concetti principali della dinamica dei fluidi. Abbiamo visto la fluidostasi, cioè tutto quello che possiamo dire quando un fluido è in equilibrio, quindi non ci sono moti ordinati macroscopici. Invece andiamo a vedere cosa succede se il fluido si muove ordinatamente su larga scala. E questo è quello che intendiamo come corrente. Corrente di un fluido è un moto ordinato del fluido. Significa ordinato, significa che grosse porzioni di fluido si muovono insieme nello stesso verso, nello stesso verso. Quello che non so se avete mai visto, forse nel corso di scienza avete sentito parlare del moto browniano o moto casuale, quello non è un moto ordinato, quello non si associa al concetto di corrente, almeno non a livello macroscopico. Così come per, abbiamo andato a vedere il concetto di pressione, il fluido che consideriamo ha le seguenti caratteristiche che semplificano la questione. Il moto può essere a densità costante, cioè in compressibile. Durante il suo moto il fluido non cambia di densità. Questo per esempio per i gas non è vero. Un gas è un fluido compressibile. Questa approssimazione è valida per i liquidi. Oppure, se la densità è variabile, cioè non è costante, diciamo così. Tipico dei gas, invece questo è tipico dei liquidi. Okay. Poi un'altra semplificazione è quella che distingue tra un flusso viscoso, cioè con attrito interno, oppure non viscoso, oppure c'è anche ideale, senza attrito, oppure dove l'attrito non è significativo. D'accordo? Mi viene utile, però dopo vedremo dei casi reali, mostrarvi con un'animazione che cosa si intende per che abbiamo una conduttura, un vaso, i recipienti dove il fluido scorre vengono normalmente chiamati vasi o tubi, e qui le particelle rosse indicano, stanno a individuare particelle di fluido in moto. In questo caso ho il moto di un fluido ideale, cioè senza attrito interno, non viscoso, incompressibile, dove la densità non cambia. Se prendo in esame una sezione di tubo, qui la sezione è costante, la velocità non dipende dal punto della sezione. Per tutti i punti che stanno sulla stessa superficie, cioè tagliassi idealmente il tubo,
tutta questa superficie, tutti i punti qua sopra si muovono con la stessa velocità, indipendentemente dalla posizione dove si trovano. Ok? Questo è un caso semplificato, questo avviene se non c'è attrito interno. Le traiettorie del ciascuna particella di rosso vengono chiamate, supponendo di seguirne una e di tracciare la sua traiettoria, vengono chiamate linee di flusso. Le linee di flusso del fluido sono le traiettorie seguite praticamente dalle sue particelle. Immaginate di posizionare, fissare su questa, seguire la traiettoria, quella è una linea di flusso. Ok? Supponete di considerare diversi punti che formano un percorso chiuso, cioè nel nostro caso considerate per esempio le particelle disposte su un cerchietto e di considerare tutte le linee di flusso delle particelle che stanno su questo cerchietto. In questo caso avremo un altro tubo. Si tratta di tutte di traiettorie, nel caso ideale, tutte parallele l'una all'altra. E ho quello che si chiama tubo di flusso. Ok? Posso però assumere anche, qui abbiamo detto, fissiamo ciascuna particella e la seguiamo. D'accordo? Cosa si muove, come si muove. Nel caso ideale ha la velocità qua. Se fisso invece un punto all'interno del vaso, ok? Quindi non una particella, ma un punto geometrico all'interno del vaso, punto P, ed esamino la velocità delle particelle che passano nel punto P, in generale, non nel caso ideale, in generale, questa velocità può essere funzione della posizione, cioè di dove mi posiziono, e del tempo. Faccio un esempio stupido: se prendete una brocca, una caraffa e la vuotate, d'accordo? Mentre state vuotando si crea una corrente, quindi un tubo di flusso. All'interno del tubo di flusso la velocità cambia, perché man mano che la particella si sposta viene l'acqua che sopraggiunge, ha una velocità che cambia a seconda ad esempio dell'inclinazione o dell'altezza rispetto al punto di uscita dell'acqua dall'estremità della caraffa. La velocità può dipendere dal tempo e dalla posizione. È tutto chiaro? Se sono in presenza di un fluido in moto e fissata una posizione, la velocità non dipende dal tempo, cioè se dipende dalla posizione ma non dal tempo, ho un modo di propagarsi del fluido, un tipo di corrente che si chiama regime stazionario. Lo scrivo su un altro foglio se riesco a inserirlo. Dipende dalla posizione, ma non dipende dal tempo. Dico che il fluido si muove in un regime stazionario. Cioè se in quel punto c'è la velocità adesso, tra 5 minuti, tra un'ora, tra 10 secondi c'è la stessa velocità. Non sono le stesse.
stesse particelle che passano, passano altre, ma hanno la stessa velocità, mentre prima se seguiamo la linea di flusso seguiamo la stessa particella in punti diversi. E lì la velocità di quella particella si può cambiare, okay, ma non per questo il regime non è stazionario. Si chiama regime stazionario se in quel punto la velocità non cambia. Ok? Un'altra caratteristica che non avremo modo di approfondire, quindi ve lo dico così giusto perché lo sappiate, avete presente, no, se mi viene in mente ve lo dico, se è il caso ve lo dico più tardi, sono le cose troppo più complicate di quello che serve. Torniamo al nostro tipo di flusso. D'accordo? Allora qui ho una certa sezione del tubo, d'accordo? Una certa velocità con cui il tubo scorre, in questo caso 1,6 metri al secondo, il diametro del tubo è 2 metri, quindi la superficie è pi greco metri quadri, e quindi a seconda di quanto il fluido si muove velocemente, di quanto grande è il mio vaso, passerà più o meno quantità di fluido. Ok, cioè quanta acqua tra virgolette passa in questo tubo. Questa grandezza, quanta acqua passa nel tubo, viene misurata da una grandezza che si chiama portata. Il primo e più elementare concetto di fluidodinamica è la portata. Supponete di avere un tubo per adesso a sezione costante e la sezione abbia una superficie S o un'area S se preferite e V sia la velocità del fluido costante su tutta la sezione. Ok? Se considero un intervallo di tempo delta T qualsiasi, un secondo, un'ora, quello che voglio, in questo tempo, cioè mentre il mio orologio segna tot secondi, attraversa questa sezione, che passa da questo punto, il tubo, tutta l'acqua contenuta tra questo punto e la distanza percorsa a questa velocità in questo tempo. Cioè nel tempo delta t, le particelle percorrono un tratto delta L del tubo che vale V delta T. Se fanno 2 metri al secondo, in un secondo passa da questo punto tutto ciò che c'è entro 2 metri. Velocità per tempo. Chi è più lontano di questo non riesce in delta T ad attraversare questo punto. Ok? Quindi se considero un cilindro di lunghezza delta L, immaginate idealmente una sezione di tubo, quindi un cilindro di liquido, nel tempo delta T, che sia quello che sia, attraversa la sezione di questo punto tutto ciò che c'è dentro questo cilindro, la cui lunghezza è lo spazio percorso dalle particelle di fluido nel tempo delta T. Ok? Quindi il volume delta V grande che attraversa la sezione vale superficie di base che è S per delta L che è l'altezza del cilindro, l'altezza del cilindro in questo caso guarda, vedete l'ho rovesciato, cioè superficie della sezione per velocità per tempo trascorso. Quindi nel tempo delta T il volume di fluido che attraversa la sezione è area della sezione, velocità del fluido, tempo trascorso. Ok? Se ho a che fare con un fluido non comprimibile, se la densità è costante, parlare di volume o di massa è la stessa cosa.
Se invece la densità cambia, allora mi interessa anche la massa. Quanto fluido, quanto gas attraverso la sezione, questo sarà uguale alla densità del fluido per il volume di fluido che ha attraversato la nostra sezione. E quindi la massa di fluido che ha attraversato la sezione vale densità, area della sezione, velocità, tempo trascorso. La rapidità con cui il mio fluido attraversa il tubo non è altro che il rapporto tra quanta massa, nel caso di un gas, attraversa la sezione diviso quanto tempo impiega ad attraversarla. Qui basta dividere questo per delta T e ho rho S V. Questa grandezza viene chiamata portata. Qui in massa e si misura in chilogrammi al secondo. La portata in massa è la massa di fluido che attraversa la sezione del vaso nell'unità di tempo. Se ho a che fare con un liquido dove la densità è costante lungo tutto il flusso, allora è più pratico utilizzare la portata in volume, che prende il simbolo Q, che vale quanto volume di fluido attraverso la sezione, che vale quindi S volte V. E si misura in metri cubi al secondo. Se andate su un libro di geografia, quando vengono descritti i fiumi o il sistema idrografico di una regione, dice il fiume tot ha portata tot metri cubi al secondo o all'ora, dipende. E quanto volume di liquido attraversa la sezione in un secondo. Quella si chiama portata. Ok? Sulla portata vale un principio abbastanza semplice. Consideriamo un tubo, un vaso a sezione variabile. Qui ho S1, qui ho S2. Tutto dove la sezione cambia, si allarga, si respinge, quello che sia. Concentriamoci sul punto 1. Qui la velocità del fluido è V1. D'accordo? Nel tempo delta t supponiamo che la densità sia costante, quindi parliamo di un liquido. Ok? Nel tempo delta t quanto volume di liquido attraversa questa sezione? Beh, ce lo dà la portata. Delta v che attraversa la sezione 1 sarà la portata, superficie S1 V1, nel tempo delta T. Abbiamo visto prima. La portata Q delta V su delta T, quindi Q volte delta T, è quanta acqua attraversa questa sezione nel tempo in un secondo, in delta T secondi, quello che sia. Ok? Ma siccome qua dentro, in questa sezione, tra S1 ed S2, non ci sono buchi né sorgenti, cioè l'acqua non entra e non esce dal nostro tubo,
Il volume di acqua, o se ho un gas, la massa di fluido che entra è esattamente uguale a quella che esce. Non può accumularsi qua all'interno e non può sparire. Ok? Quindi in S2, qual è la massa che attraversa S2 nell'unità di tempo? Sarà delta V2, che vale S2 V2 delta T, la portata in 2 per T. Ma tanto volume entra in S1, tanto volume esce da S2. La massa si conserva. Non sparisce, non viene creata. Il volume che entra in S1 è esattamente il volume che esce da S2. Oppure se abbiamo un gas, la densità per il volume, quindi la massa che attraversa S1 è uguale alla massa che attraversa S2. La densità è variabile. Questo per il fluido, questo per il gas. Ma questo implica che superficie 1 per velocità nel punto 1 per delta t, questo è 1, vale superficie 2 per velocità nel punto 2 per delta t. Ma di delta t mi importa poco, posso semplificarlo. Di conseguenza S1 V1 è uguale a S2 V2. Cioè la portata è costante. Non importa dove piazzo la mia sezione, il volume di fluido che attraversa quella sezione è lo stesso. Questa relazione prende il nome di equazione di continuità. Non esprime altro che la conservazione della massa. In termini di volume, se la densità è costante, se ho il caso di un gas, densità variabile, allora quello che si conserva è densità, sezione, velocità. Ed esprime, ripeto, la conservazione della massa. E può essere giocato anche il contrario. Se ho una linea di flusso, cioè una condotta, un vaso, dove la portata cambia, so che ci sono delle perdite. Come fanno a capire negli acquidotti se ci sono delle perdite? Si misurano le portate. Se in diversi punti dell'acquedotto ho portate diverse, da qualche parte l'acqua se ne va. Ok? Chi di voi ha mai annaffiato un giardino? L'estate si fa abbastanza spesso. Chiediamo il tubo con l'acqua e l'acqua ha un determinato flusso. Ok? Se voglio che l'acqua raggiunga una distanza molto più grande, cosa faccio? Riduco questa sezione. Perché? Perché il prodotto sezione per velocità è costante, quindi se S è più piccolo, V è più grande, quindi l'acqua va via più velocemente. È una conseguenza delle cose di continuità. La conseguenza della portata, così possiate innaffiare anche molto lontano, semplicemente occludendo in parte ovviamente il buco di uscita dell'acqua. Ok? Torniamo al nostro giochino. Oh, vediamo subito un'applicazione. La velocità qui è 1.6 metri al secondo. La sezione del tubo ha un diametro di 2 metri, d'accordo?
rimpicciolisco il tubo. La velocità entra è molto più grande, la portata si conserva. Vediamo quant'è la sezione qui. La sezione qui, il diametro, vuol dire di un metro, quindi ho dimezzato il raggio. L'area si riduce di un quarto, la velocità aumenta di un fattore 4, perché la velocità va inversamente all'area del tubo, non al diametro, va come il quadrato del diametro. Top. Ok, vediamo se c'è il questo mi dice qual è la portata, l'elitri al secondo, e il flusso è di 1397,6 litri al secondo. Però qui lo danno, la portata volumica, vedete, è costante, 5000 litri al secondo, indipendentemente da dove piazza il flusso. Niente, sotto invece per flusso si dice quanto per unità di superficie, quindi divide anche per l'area. Ok? Se invece lo allargo, la velocità è molto più lenta. Ma questo lo avete sperimentato sicuramente in qualsiasi coda, anche all'aeroporto. Se il corridoio è largo, le persone si pigiano l'uno con l'altro, si va molto lenti. Dove ho un passaggio stretto, le persone vanno molto più veloci. La sezione è più piccola. La portata si conserva, la velocità della coda è maggiore. Ma di fatto passano sempre 8 persone al secondo attraverso la sezione. Ok? Domande? Vediamo se riuscire. Ad esempio, se andiamo a fare questo esercizio. In un tubo che ha un diametro, il diametro del tubo è 6,8 cm e scorre dell'acqua a una velocità V pari a 1,7 metri al secondo. Qual è il volume di acqua trasportato per tubo in un secondo? Qual è la portata? La portata volumica. Acqua del tubo dice portata la superficie della sezione per la velocità. La superficie vale pi greco di mezzi alla seconda per V. Pi greco vuol dire raggio al quadrato. Tipo, supponiamo di sezione circolare e quindi otteniamo pi greco per 3,4 per 10 alla meno 2 metri al secondo per 1,7 metri
al secondo. E viene, lo scrivo qua sotto, quindi greco, bisogna accendere effettivamente il greco per 4 seconda. Quindi 6 per 10 alla meno 3 metri cubi al secondo. Scusa, è scritto per 1,7 metri al secondo? Sì, è scritto male perché qui siamo al bordo della velocità, che è 1,7 metri al secondo. Si legge male. Se di mezzo il diametro, quant'è la velocità? È 4 volte tanto. Cioè 1,7 per 4. Dimenticavo di dire, a beneficio dei diritti d'autore, che la simulazione è sempre quella dell'università del Colorado, quella la stessa che abbiamo visto altre volte. Un'altra cosa interessante che non vi ho fatto vedere prima è questa, servirà quando facciamo il corso con l'attrito. Vedete che se ho un blocco di puntini disposti ordinatamente, se il moto è ideale, la sezione di fluido si mantiene la stessa forma. Quando ci sarà l'attrito, però la velocità non è più la stessa, questa viene deformata, che non è più vero che la velocità lungo la sezione è la stessa. Però questa è una dissipazione. Volendo mostrarvi invece un aggeggio dove si studia se non una simulazione ma un video concreto del moto dei fluidi. Vediamo, voglio sotto mano. Vediamo questa. Qui, a seconda della velocità, questo lo vedremo un attimo più avanti, il moto può essere regolare oppure può essere turbolento. Questo avviene in presenza di attrito significativo. Qui sono due fluidi di densità molto diverse, acqua e mercurio. Qui vedete una particella di fluido segnata con un puntolino bianco, non so se si riesce a vedere, ma qui sta per misurare l'attrito, no? Questo è ancora questo, non so se si fa qualcosa di diverso. Questa è una sagoma di, potrebbe essere un natante, un ala di aeroplano, e le particelle di fluido che le girano attorno. Questo lo vedremo quando studieremo il motivo per il quale le aerei volano. No, questo, anche qua. Il profilo di velocità all'interno del condotto che non è ovunque la stessa, questo è l'effetto dell'attrito. Questo non ci sono, non volevo questo video, volevo montarne un altro, ma
No, oltre all'equazione di continuità, un altro principio fondamentale che poi viene applicato in mille salse, che è una generalizzazione di questo, governa il moto dei fluidi. E non è altro che una versione, diciamo così, applicata ai fluidi del principio di conservazione dell'energia, meglio del teorema delle forze vive. La forza, il lavoro svolto da una forza è uguale alla variazione di energia. Qui va sotto il nome di principio e questione di Bernoulli, ma la regia mi dice che sta per finire l'ora e quindi lo vediamo la prossima volta. Quindi sempre vado più lento di quello che pensavo.